Ciao, sono Luca di Mr. Gadget, quello che resta della voce di Luca di Mr. Gadget da Monaco di Baviera, dove abbiamo conosciuto il Huawei Mate 10 Pro e Huawei Mate 10. Quali sono le due differenze? Beh, la differenza fondamentale sta nella ratio del display, 16 noni tradizionale per Huawei Mate 10 e invece 18 noni la ratio per Huawei Mate 10 Pro. Vi dico una cosa importante, questo arriva in Italia e questo no. Questa è una differenza da riconoscere subito, quindi diamo un'occhiata solo molto velocemente a Huawei Mate 10 per concentrarci invece sulle caratteristiche del Pro. Come detto, risoluzione molto elevata, 2560x1440 con ratio 16 noni per Huawei Mate 10, che avrà una memoria da 64 GB con espansione di memoria. Avrà una fotocamera che sarà identica a quella di Mate Pro, 8 megapixel la fotocamera anteriore, invece 20 megapixel per quella posteriore in bianco e nero, 12 megapixel per quella a colori. Batteria da 4000 mAh, la certificazione è IP53. Ovviamente l'elemento fondamentale di questo prodotto è quello che sta dentro, cioè il processore Kirin 970, che ha anche un'unità neurale. Unità neurale che è una delle caratteristiche fondamentali per sfruttare al massimo questo prodotto, e che ad esempio ha il suo top. Se voi prendete il Mate Pro, in una delle caratteristiche fotografiche, se io adesso ad esempio inquadro dei fiori, vi porto un attimo a vedere la situazione. Se inquadro i fiori in questo momento, l'intelligenza, vedete, riconosce, l'intelligenza artificiale riconosce la presenza del fiore. Ci sono degli scenari che sono già predisposti in pratica nella gestione della fotocamera, proprio grazie all'intelligenza artificiale del processore. Altra caratteristica che fa la differenza di Mate Pro rispetto al Mate normale, abbiamo detto 18 noni di ratio, e il fatto che la definizione è inferiore. Batteria identica, sempre 4000 mAh. Qui c'è la certificazione però IP67, quindi è la resistenza ad acqua e polvere. E per quanto riguarda invece il reparto fotografico, assolutamente identico, ma riconoscete il Mate Pro anche da questa fascia di colore, che essenzialmente è il segno di riconoscimento rispetto alla versione normale. Altro dettaglio che fa la differenza, lo vedete in questo punto, il sensore per impronte digitali, che nel Mate 10 è in zona anteriore, nella parte posteriore invece, scusate, nel Mate 10 Pro è alle spalle. Ci sono delle caratteristiche tecniche poi che andremo ad approfondire con il tempo, ad esempio il fatto che questo oggetto è in grado di trasformarsi in un piccolo computer portatile, in un piccolo desktop, esattamente come fa Samsung con Samsung DeX, ma la differenza è che qui non serve una docking station, basta attaccare il vostro smartphone ad un display con il cavo adatto e viene immediatamente attivata la visualizzazione desktop, con una delle caratteristiche molto interessanti, ad esempio il fatto che le notifiche rimangono solo sul telefonino e non vengono riproposte anche sul display ausiliario, e anche il fatto che potete utilizzare una tastiera o un mouse esterni, ma volendo potete utilizzare anche il telefono come puntatore e come touchpad virtuale. Torneremo a parlare di Mate 10 Pro e di tutte le sue caratteristiche, ce ne sono tantissime di cui vi dobbiamo parlare. Intanto vi dico che all'interno c'è Android 8.0, quindi Oreo, e non solo, perché anche la interfaccia MIUI è cresciuta fino ad arrivare alle MIUI 8.0, quindi un salto in avanti rispetto alla disponibilità attuale. Nei prossimi giorni approfondiamo. Intanto da Monaco di Baviera è tutto, ciao! No, non è tutto, aspettate un attimo che vi devo far vedere ancora un'altra cosa. Questa è il Mate 10 Porsche Design. Allora, frontalmente praticamente potreste confonderlo anche con un Mate 10 Pro, ma voglio farvi vedere con questa illuminazione speciale la livrea posteriore, che vedete ha questa banda con il marchio Porsche Design, che viene tra l'altro richiamato anche frontalmente proprio in questa posizione. 256 GB di memoria non espandibili, stessa certificazione IP67. Sulla parte posteriore c'è questa finitura, sembra ceramica ma non lo è, rimane sempre il vetro in diversi strati che ha realizzato Huawei anche per il Mate 10 Pro. Fotocamera con Leica con due sensori, uno da 20 e uno da 12 megapixel, fotocamera frontale sempre da 8 megapixel, non c'è il jack per le cuffie, che è scomparso anche dal Mate 10 Pro e che invece c'è sul Mate
e 10 e il prezzo, come detto, 1395 euro è la differenza rispetto agli 849 che è il prezzo ufficiale per Mate 10 Pro da noi in Italia. Quindi da Monaco di Baviera adesso è veramente tutto, anche perché la voce l'ho finita qui. Era Mate 10 Porsche Design. Ciao.